ti viene offerto un lavoro in cambio della tua vulva, della tua patata, non accettare, non accettarlo. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Oggi mi trovo qui a ridosso di un parco meraviglioso, straordinario, per dirvi che se, quindi nel caso in cui una donna, una ragazza, no, è disoccupata e va a fare un colloquio di lavoro e il selezionatore ti dice, cara ragazza, cara donna, guarda, se vieni a letto con me, io ti faccio lavorare, bene, rifiuta, non dire ok, perché rappresenta a tutti gli effetti una violenza fisica, perché ovviamente è un discorso ovvio il mio, se una persona non vuole fare sesso, se una persona non ha intenzione di fare l'amore, non deve essere obbligata, non si deve sentire obbligata, altrimenti si configura giustamente il reato di violenza sessuale, di, ripeto, violenza. Bene, quindi una ragazza o una donna deve essere completamente libera di fare ciò che vuole, ok? E purtroppo nei tempi attuali, al giorno d'oggi, ci sono, esistono, ahimè, molte ragazze e molte donne che, scendendo a compromessi, mandano giù il boccone amaro e fanno sesso con un uomo o con un ragazzo che magari va offrendo un posto di lavoro a quella ragazza oppure a quella donna, va bene? Ora io dico a tutte le ragazze, a tutte le donne, fate attenzione, perché vero come è vero che tu donna, tu ragazza devi essere libera, è altrettanto vero che purtroppo molte ragazze e donne accettano di fare sesso con questi tizi o questi selezionatori, non rendendosi conto, forse può darsi che in realtà questi selezionatori magari vanno a divertirsi con queste ragazze e donne, magari ti fanno lavorare, no? Per un periodo di tempo, poi però quando non gli vai più bene ti danno un calcio nel sedere, va bene? E questa cosa ovviamente è sbagliata, perché? Perché non si fa così. Inoltre, ripeto, che rappresenta una forma di violenza in piena regola. La violenza è brutta da vedere, la violenza è qualcosa di ostico, di non bello, di non buono, va bene? La violenza deve essere sempre condannata. Perché? Perché è un'azione malevola, perché è un'azione negativa. A me purtroppo piange il cuore quando vedo molte ragazze che, pensando in cuor loro che andranno a lavorare, si abbassano ad un livello tale per cui vanno a fare sesso con questi uomini, con questi selezionatori di lavoro. È una situazione questa triste, ostica, brutta, difficile, negativa, ovviamente. E penso che tutti questo lo sanno. Allora, questo è un video stupido, me ne rendo conto, è un video banale, però certe cose devono essere dette, perché ripeto, sottolineo per l'ennesima volta che oggi come oggi molte ragazze e molte donne, pur di lavorare, fanno sesso con un uomo oppure con un ragazzo, va bene? Pensando che lavoreranno, va bene? Allora,
per molti uomini il sesso è un piacere, no? Per tutti gli uomini il sesso è un piacere. Per le donne non è un piacere il sesso, perché la donna seleziona. La donna ovviamente ha la possibilità di selezionare, cioè non è che la donna si concede così facilmente, su questo non c'è dubbio. Però siccome magari una donna viene a vedere i soldi, viene a immaginare di guadagnare belle cifre, belle somme economiche, si mette nella condizione di dire va bene, vado a fare sesso con un uomo, vado a fare l'amore con un ragazzo, con quel selezionatore, non rendendosi conto in realtà che così facendo lavoreranno sì, ma magari lavoreranno per poco tempo, fino a quando quell'uomo avrà le palle, diciamo così, svuotate, andrà tutto bene. Quando a quell'uomo le palle torneranno ad essere piene, bene, saranno cavoli amari, perché poi quell'uomo magari si metterà in condizione di dire: ragazza, donna, io ti faccio lavorare di nuovo, basta che vieni a fare sesso con me e io ti faccio lavorare di nuovo. Questa situazione, ovviamente, io la trovo assurda e al tempo stesso paradossale.